During the Angelus prayer in St. Peter's Square, the Pope explained the words of Jesus in St. Luke's Gospel when he says, "I am the gate; whoever enters through me will be saved." Ci vuole dire che per entrare nella vita di Dio, nella salvezza, bisogna passare attraverso di lui, non di un altro, di lui. Accogliere lui e la sua parola. Come per entrare in città, bisognava misurarsi. con l'unica porta stretta e rimasta aperta, così quella del cristiano è una vita a misura di Cristo, fondata e modellata su di Lui. Il popolo ha anche spiegato che questa piccola porta non significa che la salvezza sia solo per pochi o per persone perfette. Ha insistito che sia per tutti e che solo chiede per alcuni sacrifici. Entrare nel progetto di vita che Dio ci propone chiede di restringere lo spazio dell'egoismo, di ridurre la presunzione dell'autosufficienza, di abbassare le alture della superbia e dell'orgoglio e di superare la pigrizia per attraversare il rischio dell'amore, anche quando comporta la croce. The Pope concluded by asking pilgrims which door they would choose, that of themselves or that of Jesus Christ. He encouraged them by saying that if they chose the latter, Our Lady would help them.